Buonasera a tutti, bentornati ai Light Talent anche in questo sabato 13 dicembre. Siamo in vostra compagnia per farvi trascorrere una serata divertente e molto interessante con tanti talenti. Questa sera soprattutto la danza sarà protagonista, con tanti talenti, dicevo, da ammirare. E dunque, l'ultima puntata del 2014, quella di questa sera in cui vedrete le esibizioni dei nostri talentuosi concorrenti. Poi naturalmente si ritornerà nel 2015, il 10 gennaio saremo puntuali con voi per altre selezioni e poi inizieranno le sfide, ma approfondiremo anche questo argomento nel corso della puntata. Non perdete tuttavia assolutamente l'appuntamento tutto dedicato al Natale che vogliamo porgervi proprio per augurarvi tanti auguri di buon Natale e soprattutto di un felicissimo anno nuovo. Ma pian piano spiegheremo tutto, adesso però sono curiosissima di conoscere quella che è la non giuria e allora la linea subito al mio compagno di viaggio Gianluca Pierannunzi. Gianluca. Buonasera a tutti a casa, buonasera Serena, grazie di questa bella presentazione. Io sono qui con la non giuria perché questa sera abbiamo una puntata dedicata alla danza, quindi abbiamo una non giuria di danzatori, di esperti di danza. Sono molto emozionato perché abbiamo degli ospiti molto importanti questa sera. Ve li vado a presentare, cominciando la nostra Annarita Di Lorenzo. Sono partito malissimo perché ho due Annarita questa sera. E quindi Annarita Di Lorenzo, la nostra amica, viene spesso a trovarci. Lei inizia, faccio una breve presentazione per farvi capire di cosa stiamo parlando. Lei è un'esperta di danze standard, danze latine e balli coreografici. Inizia il percorso nel mondo del ballo gareggiando nel liscio e nelle danze standard. Ha continuato dedicandosi in coppia con Andrea Ciarbonetti, mamma mia, un cognome un po' complicato, anche nelle danze caraibiche e nelle danze caraibiche nel latinoamericano. È stata competitrice, tutora competitrice nella categoria senior nel 2012, in coppia sempre con il sopracitato Andrea Ciarbonetti. Complicata questa cosa. Si classifica quinta al campionato del mondo senior di danze latinoamericane. Tecnico della Federazione Italiana Danza Sportiva e quindi un'esperta per tutto quanto riguarda i balli latini e quindi le danze standard. Andando avanti abbiamo Claudia Simeoni per la prima volta con noi, questa biondissima vicino a me. Lei inizia a praticare la ginnastica ritmica nell'83, quindi qualche anno fa, con l'associazione sportiva La Silfide, dico bene. È tecnico federale della Federazione Ginnastica Italiana e giudice di secondo grado della Federazione Ginnastica Italiana. Ha lavorato con tantissimi professionisti, è stata tecnico per 10 anni del CAM Teramo, giusto? E ha collaborato con l'Armonia d'Abruzzo, che è un'altra associazione sportiva, società 6 volte campione d'Italia, pensa un po'. Ha collaborato con tantissimi professionisti, da cui Irina Gromova, dico bene? Maestra coreografa laureata al Bolshoi ed ex coreografa della Nazionale di Ginnastica Ritmica. Da 3 anni è tornata a casa alla Silfide. Ecco, fa tutto questo giro, mi sono un po' riempito la bocca di vari tecnici, varie associazioni per tornare poi alla Silfide. Questa sera è con noi e ci dirà qualcosa di queste esibizioni di danza. Abbiamo Teresa Di Daniele, già l'abbiamo presentata altre volte, ma vi ridico soltanto qualcosa. È laureata a Roma, diplomata a Roma con il massimo dei voti all'Accademia Nazionale di Danza. Ha ballato in tutto il mondo. Faccio così e vediamo dove ha ballato. Vediamo, Svizzera. Faccio così. Marocco. Cioè, dappertutto. È tornata qui. È a Teramo, la direttrice tecnica del laboratorio di danza Musiche. E insomma, è molto attiva, la conoscete già, i nostri telespettatori la conoscono già e questa sera ci dirà qualcosa di queste esibizioni, ma la scopriremo strada facendo. Massimiliano Lanti, andando avanti, l'unico maschietto questa sera in non giuria, lui è già stato con noi, già ve l'ho presentato e so che condivide con la nostra Teresa, diciamo, le radici, perché ha cominciato a studiare con Liliana Merlo e Annino Di Giacinto, i compianti e mai troppo ricordati Liliana Merlo e Annino Di Giacinto. Ha studiato inoltre con tantissimi professionisti, tra cui Signorelli, Villanova, è specializzato in flamenco, ha preso parte a delle tournée a Parigi, in Francia, Algeria, Egitto, è danzatore nei programmi RAI, insegna danza ed educazione motoria. Quante cose, scusami. Attualmente continua a dirigere la propria scuola a Montorio al Vomano e di direttore artistico della scuola Studio 60 a Teramo. Troppe cose da dire questa sera. E poi l'ultima
bella donna che è con noi questa sera è Annarita Di Cenzo, grandissima professionista. Lei è nata a Pescara, ok, 30 anni fa mi pare circa, si è laureata all'Accademia Nazionale di Danza a Roma, anche lei in discipline coreutiche, ha partecipato al master per insegnanti professionisti alla Scala di Milano, pensa un po', il tempio della danza, uno dei tempi della danza. La sua attività didattica è molto intensa. Collabora con il Centro Studi Danza di Teramo a Giulianova, a Pescara, nella Scuola di Danza New Step a Francavilla al Mare, l'Istituto Nostra Signora e College Ravasco di Pescara, il Centro Coreografico di Danza a Montorio Alvomano con il nostro Massimiliano Lanti, e tra gli altri ha collaborato con il maestro Silvano Bussotti negli spettacoli di musica e danza contemporanea. Dico bene, ho detto qualche fesseria? Io mi scuso con i telespettatori se ho detto qualche fesseria, ma mi scrivono sempre tante cose. Io di danza non ne so niente, a parte che sono bravissimo a ballare, ma quella è una cosa che tengo per me, diciamo. Ma tu non sei un autodidatta e per questo che non riesci a entrare molto in questi. Sì, ho fatto il ballerino in radio diversi anni, ma ti dico, vabbè, comunque. Andiamo avanti, questa è la nostra lungiuria di questa sera, le mie fesserie per il momento sono finite, torniamo sul palco, spero che ti piacciono perché li farò anche parlare, insomma vediamo poi come se la cavano. Torniamo sul palco, cominciamo questa fantastica serata di esibizione, dimmi un po' Serena da dove cominciamo. Dunque, cominciamo subito dalla danza per l'appunto con Greta Sansonetti. Eccola qua, carinissima, in stile americano. Hip hop. Appunto. Ascolta, tu da quanto tempo danzi? 8 anni. Dunque, sono tanti anni che ti dedichi a questa passione e sei giovanissima comunque. Sì. Quanti anni hai? 12. Praticamente in fasce hai cominciato a ballare. Sì. Perché prediligi l'hip hop? Perché mi piace, mi sono molti stili di hip hop. Perfetto. E allora, non ci resta altro che guardarti. In bocca al lupo, Greta Sansonetti. Turn up the music, cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Turn up the music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, fill your cup and drink it down. If you're sexy and you know it, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, girl, put your hands up in the air. Finale per la nostra Greta Sansonetti. Complimenti Greta, soddisfatta della tua esibizione? Sì. Perfetto. Le coreografie di questo pezzo? Hip hop, moltissime. Sì, ma sono tue? Sì. Bene. Oh, pure coreografa di se stessa. Allora andiamo al cospetto della non giuria, Gianluca, e vediamo cosa ne pensano della esibizione di Greta. Intanto che la nostra Greta tira il fiato, come si dice in gergo, io comincio. Dovrei cominciare da una donna, ma siccome è un solo uomo, faccio parlare lui. Cominciamo da Massimiliano Lanti, vediamo che cosa ci dice di questa performance. Dunque, una bella energia. Questo è quello che hai trasmesso, tanta energia. L'hip hop non è uno stile molto consono con me, però ho notato una bella energia. Di tecnica non ne capisco nulla perché non conosco l'hip hop. Immagino che sia uno stile particolare, insomma, che studi anche da parecchio tempo, ma sì, a me è piaciuta.
Una bella energia, sì, sì. Questo è il commento di Massimiliano Lanti. Io faccio una comunicazione alla non giuria, non sono un esperto di danza, quindi se c'è qualcosa che volete dire, so che voi siete una danzatrice classica, insomma, c'è qualcosa che sapete in particolare, però se c'è qualche volta qualche intervento che volete fare, ditemelo pure, che vi do voce. Invece, così a istinto, vado da Claudia Simeoni, che è invece un'esperta di ginnastica, e nell'hip hop secondo me c'è anche un risvolto molto fisico vicino a quello della ginnastica. Cosa pensi di questa performance? Ti è piaciuta questa signorina? Sì, è stata brava, anch'io non conosco l'hip hop, posso dire che è stata molto brava. Ti è piaciuta allora? Sì, sì, mi è piaciuta. Ok, chiudiamo questo giro con la nostra Teresa, che è proprio in mezzo, come si dice, in medio stat virtus, vediamo che cosa ci dice. Allora, sì, di energia la ragazza ne ha da vendere, 12 anni, bella pimpante. E io per quello che ho visto un po', come sempre, le mani, come genere di pop mi sembra che abbiano le mani un po' più aperte, tu ce le hai un po' più chiuse. Ho avuto questa impressione, però una buona gestione dello spazio, per quanto l'hip hop è abbastanza paradossalmente statico come genere, perché invece lei ha spaziato abbastanza nello spazio, quindi... Ti è piaciuta? Diciamo, abbastanza, va bene, sì. Mani sì. Più aperte, ma ti è piaciuta? Torniamo non sul più palco. Aperte. No, ma vabbè, non l'ho mai visto in hip hop, anch'io non l'ho visto, lo conosco poco. Però così chiuse, così non l'ho visto, però... Forse era... È uno stile nuovo, scusate l'ignoranza. C'è personalità, ha detto la nostra Greta che diciamo è una commistione di stili, il suo modo di ballare, vediamo che cosa ci dice alla luce dei commenti della non giuria. Torniamo sul palco, Serena, prego. Allora Greta, hai ascoltato ciò che ha detto la non giuria, che ne pensi? Sono d'accordo. Quindi? Queste mani? Le aggiusteremo. Perfetto, comunque sei piaciuta tanto. Sì. Proseguirai quindi nella tua passione, mi raccomando. Sì. Solo l'hip hop pratichi o anche altri generi? Anche altri generi. Per esempio? Il contemporaneo, il moderno e il classico. Perfetto, e allora chissà, se la nostra Greta riuscirà a passare le selezioni e quindi tornerà a trovarci, potrebbe anche, no, farci vedere qualcosa che riguarda un'altra tipologia di danza, perché no? Sì. Perché no? Giustamente. Allora approfitto già da questo momento per ricordarvi di votare con il numero di telefono che vedete in sovrimpressione, con un SMS oppure sulla pagina di Facebook Highlight Talent. Potete mettere un like, un mi piace, sulla esibizione di ogni singolo concorrente. Potete votare per una settimana appena sarà terminata questa puntata. Continuiamo quindi con un'altra esibizione, con danze latinoamericane, cha cha cha, rumba e jive, Arianna Seritti e Marco Boni. Ma che teneri che siete, piccolissimi. Arianna, quanti anni hai? 11. E tu? 10. Piccoli piccoli e già sapete fare tutti questi balli? Sì. Da quanto tempo studi la danza? Da 6 anni. Ma quanti anni hai? 11. Sei? 11? Eri piccola, piccola, piccola? Sì. Mamma mia, mamma mia. E tu? Anch'io da 6 anni. E ballate insieme da quanto tempo? Da 3 anni e mezzo. E insomma, ma siete già degli artisti, eh? Complimenti. Sono veramente curiosa di vedervi ballare. Sei emozionata tu? Sì. Tanto tanto? No, un po'. Un pochetto, ciò che basta. E tu? Anch'io. Poco poco? No, tanto. Tanto tanto. Vabbè, mi raccomando, lì non c'è nessuno che vi guarda. Date il meglio di voi. E allora, a voi Arianna Seritti e Marco Boni. Los cafetales vuelven a sentir esta canción, canto de amores de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a...
que en el letargo de la noche parece gemir, que en el letargo de la noche parece gemir. Sai che dico? Che non sono un'esperta, che non so cosa dirà la non giuria, ma secondo me siete stati fantastici. Adesso vediamo cosa dicono loro, però intanto io dico che siete stati meravigliosi. Da dove venite? Da Vezzano. Tutti e due chiaramente da Vezzano. Sì. E insomma, si balla bene da Vezzano, vero? Sì. Complimenti. Andiamo al cospetto della non giuria, vediamo che cosa ne pensano. Avvicinatevi, avvicinatevi. Gianluca. Vediamo un po', abbiamo un tecnico giudice della Federazione Italiana Danza Sportiva, come non dare la parola alla nostra Annarita Di Lorenzo. Prego Annarita, che cosa pensi di questa performance, di questi giovanotti con la bellissima musica, Moliendo Caffè, era La Vida su un Carnaval e Jailhouse Rock, quindi un grande viaggio. Vediamo un po' che cosa ci dici. Dobbiamo correggere, credo, la denominazione del ballo, perché hanno fatto il cha-cha, poi il samba, poi il jive, quindi non c'era la rumba. È stata simpatica l'idea di introdurre il ballo con un pezzettino di salsa che poi ha diviso anche il cha-cha dal samba. Quindi comunque alla fine hanno ballato quattro balli, di cui uno caraibico che non c'entra niente con le danze latine, quindi questa cosa mi è piaciuta. E devo dire, c'è da lavorare molto con il movimento dei fianchi della dama, anche perché lei è più artina, penso che anche questo sia un po' non il problema, nel senso che non è un problema per lei, però ovviamente ha più difficoltà a recepire la guida del ballerino perché è piccolino. Un po' più complicato, diciamo. Sì, che... sì, però speriamo che la natura faccia il percorso giusto, dai. Beh, sicuramente, anche perché vedevo qui che sotto le luci il nostro Marco ha degli occhi proprio brillanti, interessante. Bellissimi. Va bene, ascoltiamo. Non li ho mai giudicati, però, Ascoltiamo. Devo essere sincera, certo, anche perché nonna, quando giudico davvero poi sono super parte. È una cosa che colpiva, quindi mi sembra brillante. Vediamo un po', voglio ascoltare un'altra Annarita, che è Annarita Di Censo, una new entry della nostra non giuria. Lei ha studiato alla Scala, insomma, è diplomata, abbiamo detto, l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, quindi è una donna che ha molta esperienza per quanto riguarda la danza. So che questo non è il tuo genere, ma che cosa ci dici di questa performance? Ti sono piaciuti? C'è qualcosa che... I bambini sono bellissimi, sono fantastici. L'unica cosa, ho notato una poca mobilità dalla parte superiore. Ma bambini, fate solo questa disciplina come danza? No. Cosa fate ancora? Classico, moderno e acrobazia. Quindi fate il classico? Sì. Va bene.
È un buon punto di lavorare, partenza. Sì. È un buon punto. Questa è una cosa perché che è venuta fuori. È bello che i bambini sono belli, è bello che i bambini facciano questa tipologia di danza, però è bene partire da una certa base. Questa... Quindi lavorate bene la classica perché vi aiuterà ancora di più. Ti interrompo soltanto per dirti che questa cosa in effetti è venuta fuori in altre puntate dove tu non c'eri e sì. Insomma c'è stato questo piccolo diverbio no, tra virgolette tra Anna Rita di Lorenzo, che è la nostra esperta di danze standard latine e caraibiche, con la nostra Teresa Di Daniele in particolare, che era sempre molto critica per quanto riguardava gli aspetti appunto che poc'anzi tu andavi ad indicare, quindi la mobilità, il movimento e alcuni aspetti. Però io conosco anche ballerini di danza classica che si sono affacciati a questa disciplina e si sono presentati a scuola, una ragazza non la potrò scordare mai, ho fatto 10 anni di danza classica, mi aspettavo, come dicono loro, no? Quindi una postura come Dio comanda, piedi e mani curati. Dipende cioè, sempre ho capito. Da come allora, e dove studi. La stessa cosa vale per le danze latine, dipende da come le si studiano. Infatti, perché infatti. È normale che quando c'è un problema di postura, certo. Ci sono casi in cui neanche la danza classica sì, ce ma la io fa, sottolineavo la quindi, base che è molto importante. Sì, sì, non lo metto in dubbio, però capita anche al contrario, insomma, che a volte tutto sembra per che carità. Fanno, tranne che danza classica, scusate. Va bene, va bene. Non sanno che cos'è un collo del piede, cioè lasciamo stare. Piccola parentesi che poi torneremo ad aprire perché ci sono altre occasioni in scaletta. Torniamo sul palco con questi giovanissimi che al netto diciamo di questa piccola di questo piccolo diverbio, di questa piccola parentesi, hanno preso comunque dei voti positivi e dei commenti positivi dalla nostra non giuria. Vediamo che cosa ne pensano loro dalla loro voce. Arianna, allora com'è stato questo giudizio della non giuria? Va bene tutto. Tu comunque continuerai a studiare danza classica, tutte le altre tipologie di danza, compresa chiaramente il latinoamericano. Sì, certo. E tu? Sì, anch'io credo di migliorare, voglio migliorare sempre di più e continueremo a ballare insieme e a fare altre discipline. Perfetto, del resto tu soltanto un pochettino la parte alta del corpo, è un po' più sciolta probabilmente. Ok. Ma sei piccolissima, hai tutta una vita davanti. Comunque per me siete stati fantastici, quindi complimenti. Sicuramente anche il pubblico da casa avrà apprezzato tantissimo la vostra esibizione, come del resto anche la non giuria. Grazie Arianna Seritti e Marco Boni. E a questo punto brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con tante altre esibizioni. Eccoci qua, ancora danza, che bella puntata questa sera Adelaide Talent. Si prosegue con un bel gruppo di ragazze. Ve le presento subito: Camilla De Patre, Giulia Gattaceca, Giorgia Palandrani, Beatrice Ricca. Eccole qui, già posizionate giustamente. E allora, tu sei? Camilla De Patre. Camilla, emozionata? Un po'. Quanti anni avete? 14. Tutte 14? No, solo io. E le altre? 12, 13. Quindi siete proprio piccolissime. Sì. Ci vuole anche coraggio esibirsi davanti a un pubblico e davanti ad una non giuria, è vero? Sì. Ma voi perché avete voluto partecipare? Per provare a fare nuove emozioni, cioè... Giusto, per provare nuove emozioni, e sono sicuramente tante quelle che ci darete con la vostra esibizione. Thank you.
ragazze, complimenti alle ragazze Camilla, Giulia, Giorgio e Beatrice. Siete state, a mio parere, veramente bravissime. Ma avviciniamoci al cospetto della non giuria, Gianluca. Vediamo un po' che cosa ci dice la non giuria. Cominciamo da Teresa Di Daniele. Voglio sentire Teresa riguardo questo gruppo. Ero pronta. Non eri pronta, ti ho presa a sorpresa. E cosa pensi di questa performance? Sì, no, a me le ginnaste mi affascinano sempre un po' per tutti i movimenti, l'apertura che hanno, gli invidio un po' la preparazione atletica, a dire il vero, perché riescono a squartarle, si dice. In effetti mi fa male un po' la schiena quando le guardo. Quando le vedi, vero, sì. Beh, diciamo belle le ragazze, sì, gli insiemi ho trovato un po' a volte, però probabilmente per loro lo spazio è abbastanza ridotto, visto che dovranno prendere degli slanci per fare i salti. Claudia, che cosa ci dici di questa performance? Ti sono piaciute le signorine? C'è qualche appunto tecnico, magari qualcosa che ti potevano piace dire? Potevano fare meglio, si vedeva che lo spazio è piccolo, okay, perché quindi nello chassé, nei salti, si è visto che non sono abituate a lavorare in uno spazio così piccolo. Va bene, una domanda invece a Massimiliano Lanti, oltre che un commento, volevo sapere, capita spesso che un ballerino deve fare i conti con uno spazio non proprio all'altezza della situazione? Quanto si può fare per superare questo limite, anche in forma di consiglio alle ragazze, magari, se c'è questa possibilità? Per... Beh, se si è da soli si può fare molto di più, perché ovviamente lo spazio è tutto per me e quindi evidentemente posso approfittare. Se si ha una coreografia da seguire, una coreografia impostata in un certo modo, effettivamente è un po' complicato, come dicevano i colleghi. Le ragazze, sì, come dice lei, quello che noi danzatori invidiamo un po' alle ginnaste è tutta questa apertura che effettivamente è molto bella. Ho visto un po' di indecisioni nelle pose, in alcune pose in cui dovevate rimanere immobili, però ecco, nel complesso sì, belle. Molto belle. Torniamo sul palco e vediamo che cosa ci dicono queste signorine attraverso il microfono della nostra Serena. Dunque ragazze, insomma, giudizi così così. Sì. Però? Andata bene, dai. È andata bene, assolutamente. Continuerete a studiare tanto, perché voi avete, come hanno anche sottolineato i nostri non giurati, la fortuna di avere una preparazione tale che vi permette un'apertura di gambe fantastica. Quindi insomma, su questa base potete costruire un mondo. Ne siete consapevoli? Sì. Quindi cosa farete da oggi in poi? Ci impegneremo di più e andremo avanti. Bene. Voi cosa ne pensate? Passo anche da voi così vi ascoltiamo tutti. Sì, i commenti sono stati così così, però noi ci siamo trovate bene e cercheremo di migliorare. Perfetto, anche perché ricordiamo sono piccolissime, hanno dai 12 ai 14 anni al massimo, quindi di strada ce n'è ancora tanta da fare, vero? Abbastanza. Ecco, quante ore studiate a settimana indicativamente? Da 6 a 8 ore. Beh, non sono poche, non sono poche. Mi raccomando, impegnatevi perché potreste davvero fare tantissimo. Le basi ci sono, siete veramente brave. Complimenti quindi alle nostre Camilla, Giulia, Giorgia e Beatrice. Grazie ragazze, mi raccomando, non perdete mai la voglia e la passione perché insomma ne vale proprio la pena. Torniamo adesso a vedere un'esibizione di hip hop. Questa volta si esibisce Asia Stanchieri. Ecco Asia, bella, giustamente energica, perché ci devi dare grande energia, giusto? Sì. Questo pezzo l'hai preparato da sola? Sì. Da quanto tempo studi? Hip hop un paio d'anni, mentre danza in generale 11. E quanti anni? 11. Io 16. 16, quindi anche tu hai iniziato da piccolissima. Non ti chiedo più nulla, non voglio farti deconcentrare. A voi Asia Stanchieri. Let me tell you, yeah. I'm trying to keep my swagger, but you're about to have me, girl. Jump through about 4 or 5 hoops of food, baby. Let's take it to the hood so the people can see it, girl. Oh, yes, you're mean and vicious the way you're switching. Now I say, this is the first time I had a girl who looks at me on fire. I'm really trying to get to know you better, girl. You ain't gotta act like you're shy. Cause we gon' do something is gon' get done. And we gon' get crunk and have a lot of fun. Ooh, 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 ooh. Keep running my head, keep ripping in me. Keep talking that talk just like
energia da vendere, la nostra Asia. Dunque, l'hip hop, la nostra non Giulia l'ha ricordato diverse volte, non è proprio una disciplina che conoscono bene, ma potranno senza dubbio giudicare la tua energia e anche le tue movenze, che mi sembrano piuttosto interessanti. Gianluca. Partiamo da un'esperta di energia e di movenza, la nostra Anna Rita Di Lorenzo. Lei, essendo una ballerina, diciamo, di danze latine, di sensualità, di movimenti, ne sa. Che cosa pensi della nostra... Hai visto che prendevo appunti? Ah sì, ecco, visto, perché sì, vabbè, mi ho fatto tutto subito questo discorso, ma in realtà ho visto che scriveva. Che cosa hai scritto? Dai, diccelo. Di energia hai già parlato Serena, ne ha davvero da vendere. Come coordinamento a me è piaciuto. Una cosa che ho notato, me lo sono scritta per non dimenticarlo, è il focus. Cioè, quando guardi, la cosa che a me ha colpito, perlomeno, poi sentiremo anche gli altri colleghi, hai la capacità di focalizzare, ti rendi conto di dove ti trovi. Se giravi a destra, ti specchiavi, a sinistra, visto la tenda, di qua guardavi noi. Solitamente tanti ballerini si girano, però magari hanno la cosiddetta vista annebbiata. Mi dava l'idea che non era questo il caso, poi... Non so, se vogliamo quindi chiedere alla ragazza, nel complesso, non mi piace tirare a indovinare, è un mio parere, sì. Poi se non è, però lo puoi dire. Mi piace concentrarmi su questo aspetto. Ma ti rendi conto di quando ti dove giri, ti dove ti trovi? Ecco, brava, quindi infatti vuol dire che hai la percezione dello spazio. Vedevo che alle volte si girava, ti vedeva e ti si girava dall'altra parte, ho visto spesso. Cioè, no, vabbè. Scherzi a parte, passiamo al nostro Massimiliano Lanti, che cosa ci dici di questa performance? Sì, a parte l'energia di cui hanno parlato... di cui ha parlato Anna Rita. Una domanda volevo farti, ma questo è un pezzo che hai preparato tu? Sì. Ma in alcuni punti hai improvvisato? Sì. Ecco. Ma non è una cosa negativa quella che sto dicendo. Si vede che la cosa la senti evidentemente molto tua. Eri proprio nel pezzo, eri proprio su quel palcoscenico. Sì, mi sei piaciuta. Grazie. Questo è il commento del nostro Massimiliano Lanti. Anna Rita Di Censo, alla Scala di Milano l'hip hop non si balla, immagino, anche perché ballare su un hip hop su una scala deve essere scomodo, non lo so. Scherzi a parte, che cosa ci dici della nostra Asia? No, concordo con i colleghi. Ti è piaciuta l'energia? Però l'energia, insomma, c'è un po' più di spazio avrei voluto. Fantastico, perché i ballerini, questo, diciamo, gli insegnanti, diciamo più classico, parlano sempre di spazio, di mani, diciamo, mi piace, è un'altra visione proprio. Perché si rischia che possa assomigliare a una lezione di aerobica. Ah, quindi ok. Ecco, sì, no, perché è importante molto muoversi. No, ma è interessante spazio. Capirlo, perché lo dico anche per i telespettatori, perché io non lo sapevo, immagino che in tanti a casa non lo sapevano, adesso lo so perché dopo tante puntate sento sempre parlare di spazio, mani, oppure movimento della la schiena, per esempio, è una cosa che tante volte mi viene... Viene nominata, dicevi? Cioè, sullo spazio non sono molto d'accordo, perché secondo me sarebbe diventato troppo dispersivo questo tipo di pezzo, essendo un pezzo, a mio avviso, abbastanza veloce, ritmico, in movimento comunque, a mio avviso, senza nulla togliere alla ragazza, ma anche ai movimenti. Non so se sono chiara sul concetto. No, ho capito. Invece a me un po' ha annoiato. Ma la velocità, a mio avviso, più che crearla nello spazio, va creata... Ma non so, perlomeno se nel si fosse mossa un pochino di più sul palco, forse... Non sarebbe dispiaciuto la nostra... Okay. Perlomeno sì, ma io di più. Ascoltiamo Claudia Simeoni, che voleva dire una cosa, ho sentito che commentava... Anche secondo me il problema dello spazio, perché lei ha usato prevalentemente la parte sinistra del palco, tutti i movimenti erano da qui in... Questa è una cosa che ho visto io. Okay. Quindi diciamo che si è affezionato a questa parte del palco. Vabbè, vediamo, chiediamo direttamente alla nostra Asia per quale motivo era da questa parte, magari per un fatto politico, non lo so, magari c'è questa situazione. No, non lo so, può darsi. Sentiamo Asia che cosa ci dice, vediamo un po'. Sì, è vero, l'ho notato anch'io che sono... Sei andata a destra e a sinistra. Per quanto riguarda loro, ecco, par condicio così, non si dispiace nessuno. Comunque, che ne pensi di questi giudizi? Soddisfatta, ne terrò conto ovviamente, dello spazio. Quindi spazio, e poi mi sembra che per il resto vada piuttosto bene il resto. Sì. Perfetto, complimenti alla nostra Asia, continua così, giusto qualche ritocco e poi sarà davvero perfetta. Beh, a questo punto torniamo in pubblicità, a tra poco, restate con noi. E
È il momento della danza contemporanea qui ad Light Talent con un'esibizione di una sedicenne. Si tratta di Ines Fajazza. Benvenuta Ines, benvenuta. Con questa possiamo definirla camicina da notte. No, no, è proprio un vestito da contemporaneo. Ho capito, capito Gianluca, sin da adesso stai attento quindi a come ti comporti poi quando andrai a commentare. Adesso capisco, pensavo che tante ragazze effettivamente andassero a dormire, così invece quando le vedo in giro così perché vanno contemporanee. Sì, sono ballerine, vedi? Comunque, allora Ines, torniamo a noi, cerchiamo anche di scherzare e di far trascorrere anche a voi una serata piacevole, perché certo l'esibizione è importante, dovete essere concentrati, ma soprattutto vi dovete divertire e portare un ottimo ricordo di questa trasmissione. Da dove vieni tu? Da Montore Alba Umano. Benissimo, e allora non vediamo l'ora di ammirare Ines Fajazza. Bene Ines, complimenti, molto molto brava devo dire. Sei soddisfatta della tua esibizione? Poteva andare meglio. Potevi dare di più. A volte l'emozione ci mette lo zampino. Sì. Vabbè, vediamo cosa ne pensa la non giuria. Finalmente una bellissima esibizione di contemporanea. Adesso butterò in pasto la nostra Ines e i nostri tre leoni, che sono Teresa, Massimiliano e Anna Rita di Cenzo. Vediamo un po', cominciamo da Teresa, che cosa ci dici? Sì, dunque, trovo che la ragazza abbia bisogno di avere un po' più di stabilità,
Ti ho visto un po' traballante in alcuni momenti. Sì, la difficoltà è sempre il fatto di allungare il movimento all'esasperazione, quello che un po' si cerca di insegnare ai ragazzi è che si ha difficoltà ad ottenere e ad esasperare l'allungamento del movimento, perché dà continuità al movimento e non diventa tutta una sequenza, come ho già detto l'altra volta, di passi, movimenti uno dietro l'altro. E a parte questo, no, va bene, bisogna dare stimoli ai ragazzi, stimoliamola. Comunque, diciamo, questo dal punto di vista tecnico, quindi da un punto di vista un po' più emozionale, ti è piaciuto comunque nel complesso il così, discorso? Così. Al netto di questi piccoli appunti. Al netto di questi piccoli, così così. Va bene, sentiamo Massimiliano Lanti. Sì, una bella fluidità. Le mani andrebbero più allungate, come dice la mia collega, i piedi più stesi negli scenè, a volte c'erano le ginocchia piegate, però un bel movimento su tutta la scena, la musica secondo me bellissima. E, sì, riguardo al fatto della stabilità, evidentemente dipende anche dalla forza che ha sul piede, quindi devi lavorare anche molto sui piedi, comunque su tutto il corpo, sulle braccia e anche un po' sull'espressione, perché non dimentichiamo che col contemporaneo, comunque con qualsiasi tipo di danza, bisogna sempre raccontare qualcosa e quindi è importante anche l'effetto visivo. Però sì, a me è piaciuta. Diciamo che comunque questo tipo di, faccio da tramite per i nostri telespettatori, questo tipo di consigli, anche quello di aggiustare la stabilità e i movimenti, è anche, diciamo, funzionale a migliorare l'espressione, perché nel momento in cui uno è più stabile si può dedicare con più facilità a certe direzioni anche mentali. Sentiamo anche la nostra Anna Rita Di Cenzo. Sì, è vero, sono d'accordo sulla stabilità soprattutto. Lavoriamo a livello muscolare. Cerchiamo di dare più, ok? Ottima fluidità, le mani. Ma bisogna anche lavorarci. E anche a me è piaciuto molto il pezzo. Ines, cosa rappresentava questo pezzo? Cos'era? Diciamo che andavo alla ricerca del mio corpo, un senso di ansia comunque. Qualcosa che mi rende ansiosa. Al di là dell'espressione, come dice Massimiliano Lanti, l'interpretazione mi è piaciuta. Diciamo che andava alla ricerca del suo corpo, non tutto l'ha trovato, cioè nel senso tipo la punta, sì. C'è qualcosa. Però lavoriamo. Volevo invece, visto, cogliere l'occasione per fare un paio di domande, visto che si parlava prima di ginnaste e quindi del quanto sia importante la forma fisica, quanto studia normalmente una ginnasta professionista e quanto studia normalmente una danzatrice o un danzatore professionista? Una ginnasta professionista, anche se gareggia solo a livello regionale, deve allenarsi almeno 4 ore tutti i giorni. Wow, questo... E deve fare danza classica almeno la sbarra tutti i giorni, 1 ora e mezza, 2 ore. Fantastico, quindi sì. Insomma, tu sei stata direttrice di una, hai collaborato con un'associazione, sei stata 6 volte campione d'Italia, quindi sì. Insomma ne avrei viste lì tante. Lì si allenano 8 ore tutti i giorni. Tutti i giorni. Hanno il coreografo fisso che segue le ragazze. Quindi un lavoro davvero impegnativo dal punto di vista fisico. Invece a livello di danza classica, visto che abbiamo un paio, cioè ad esempio all'Accademia Nazionale di Danza, quanto si studia Teresa ed Anna Rita? Vado. Ci sono 2 microfoni, Teresa, puoi prendere un altro microfono per interagire con la nostra Anna Rita. No, avete, prego. Si studia giornalmente minimo 2 ore. 2 ore di preparazione, quindi la sbarra e gli esercizi al centro. E in più il tutto viene ampliato, aiutami Teresa, da sì. Ginnastica a corpo, cioè, per potenziare le gambe, i muscoli, e in più abbiamo anche il modern. Quindi abbiamo minimo 2 ore giornaliere supportate con il modern anche sono 2 ore all'incirca, sì. Un'ora di fisiotecnica. Quindi interessate, questo dalle 3 alle lo dico 4 anche ore, per dare una misura sì. Ai telespettatori, ma anche ai ragazzi che sono sul palco e che qualche volta si avvicinano sul palco, di quanto sia importante poi il sacrificio e il lavoro. La stessa domanda la girerò dopo la prossima esibizione alla nostra Anna Rita Di Lorenzo, ma prima torniamo sul palco per vedere che cosa ci dice Ines. Bene Ines, che ne pensi di quanto proferito da questi rigidissimi non giurati?
Miglioreremo comunque, cioè, c'è forza di volontà. E questo è l'importante, tanto del resto sono sempre i soliti difetti, e cioè piedi, mani, un po' di spazio, eccetera. Quindi diciamo che sei nella media, però puoi dare di più. Certo. Ti impegnerai tanto. Sì. Bene, in bocca al lupo, mi raccomando, continua così. E allora adesso proseguiamo con una bella coppia, Arianna Degli Compagni e Francesco Campitelli. Bellissimi, brillanti, vi addicete proprio a questo clima natalizio, portate veramente tanta luce, tanta gioia. Quanti anni avete? Io quasi 19. 28. Oh, c'è una bella differenza di età tra di voi, nella danza chiaramente, e ballate insieme da quanto tempo? Da un anno e mezzo. Quindi anche piuttosto pochino per prenderci un po' la mano. Sì, sì, io ballo da meno, lei balla da 12 anni, quindi, e io ho iniziato tardi. Come mai hai iniziato a ballare e tardi, quindi? Perché prima facevo altro sport, un altro sport, quindi. Ma cosa ti ha avvicinato alla danza, al latinoamericano, eccetera? Praticamente l'ho fatto quando ero piccolo con mia madre. Un ritorno alle origini, eh? Ho capito. Va bene, a voi Arianna e Francesco. Voy camino hasta tu casa a presentarte mi alma como Dios me la dio. He recorrido la distancia con la única esperanza de hallar la solución. Voy buscando medicina a mi dolor y una pequeña pastilla que me recetó el doctor. Degli Compagni e Francesco Campitelli. Benissimo, Gianluca, vediamo cosa ne pensa la nostra non giuria.
Vediamo che cosa la pensa la nostra non giuria, cominciato da Annarita Di Lorenzo. Prima però volevo dire una cosa, io siccome sono attivo quando c'è il buio, mi sono informato e ho scoperto che lo sport che faceva Francesco era il calcio. Lui giocava a calcio. Dal calcio alla danza mi sembra che il passo sia veramente breve. Spiego perché il discorso è che giustamente lui ha dovuto a un certo punto scegliere tra correre dietro a un pallone insieme a 22 uomini con i quali poi dovevi fare anche la doccia, oppure ballare con una ragazza come Arianna, quindi insomma diciamo che il passo è stato... Perdonami, però Gianluca, vorrei sapere se è così, è questo che ti ha spinto a correre dietro. Lui non lo può dire, quello che No, il motivo principale, diciamo, sono stati altri, però comunque mi è sempre piaciuto e ho riniziato, c'è stata l'occasione. Vabbè, non ce la dirà mai la verità, Gianluca. Vabbè, non questa cosa, magari lui... Scherziamo, non entriamo, però io dicevo per i telespettatori per fare del gossip. Va bene, Annarita Di Lorenzo, intanto ripartiamo dalla domanda di prima. Volevo sapere normalmente quanto un professionista che balla danze standard piuttosto che caraibiche o latini per una competizione si allena, quanto tempo al giorno, e poi un commento sui nostri ballerini. Allora, riguardo all'allenamento, ti ricordi una delle prime puntate in cui vi uscì il famoso B2 e B3? Perché è normale, essendo nell'abito della competizione, come il calcio ha le sue serie A, sì, serie insomma, B, sì. Così diciamo nella competizione si parla di classi, C, B, A. E quindi il discorso dell'allenamento varia in base alla classe, no? Vabbè, normalmente per una gara... Normalmente, vabbè... Dovremmo allenarci tutti i giorni, però è ovvio che una coppia di classe C, magari anche tre ore alla settimana, in competizione potrebbe fare, diciamo, risultato. Una coppia di classe B se ne fa almeno 4 di ore alla settimana, sarebbe consigliato. La coppia di classe A non ha scampo tutti i giorni. Insomma, quindi questo per dire che non ci siamo proprio. È importante lavorare, insomma, darsi da fare per tutti i nostri concorrenti. Invece un commento su Arianna e Francesco. Allora, ho notato un po' lentini sulla salsa, non so se è stato un cedimento però fisico, proprio, diciamo, è stato un cedimento fisico, no? Può essere, comunque l'allenamento non è tanto, quindi. O può essere anche la paura magari di andare in anticipo sulla musica, alla fine siete risultati lenti, non lo so, probabile. Vabbè, si vede ovviamente un po' di differenza tra i ragazzi come... Per quanto riguarda l'esperienza o per quanto riguarda... L'esperienza nel ballo, sì. No, perché la differenza la vedo pure io, però non so di che differenza parli. Ma no, vabbè, lei è più completa, si è vista anche quando ha fatto la spaccata, era veramente, cioè, era perfetta, quindi non ci sono problemi. Lei tranquillamente potrebbe ballare anche altre discipline, insomma. Fran, ok, non ti per questo, che, anzi. Per questo sentiamo anche i nostri... E altri esperti, c'era qualcuno che vedevo prudevano le mani a un paio dei nostri esperti di danza classica, so che insomma volevano dire qualcosa perché lo vedo, io conosco i miei polli, cominciamo da Massimiliano Lanti. Lei dovrebbe aprire quelle spalle, ti prego, apri quelle spalle, perché il brutto nel senso di una ragazza molto alta e nello stesso tempo molto magra, questa cosa si nota ancora di più piuttosto che una ragazza più in carne. Quindi il consiglio principale è di aprire le spalle, perché è una cosa veramente... Forse lo guardo dal lato tecnico, magari un esterno se ne accorge poco, però per me è stato veramente brutto vedere queste spalle chiuse. Tu davvero fai calcio? Ho fatto calcio, sì. Ah, si vede? Scusa, senza offesa, voglio dire. Sì, allenati un pochettino di più, ecco, come diceva Annarita, è importante lavorare. Poi una cosa che volevo chiedere, ma notavo lei che quando danzava ballava tutto con le ginocchia piegate, ma fa parte della tecnica questo? Allora, nelle anche danze... delle quelle che noi chiamiamo pirouette. Le linee, no, sì, i giri o le linee. Tutto con le ginocchia assolutamente piegate. Perché? No, vabbè, sulle linee a steso comunque. No, io non ho visto le ginocchia stese. Sì, perdonami, Annarita. Scusa, ci sono stato molto attento perché è una cosa che ho notato dall'inizio. Aspetta, non vi accavallare. No, non hai capito. Durante i giri, le pirouette, quelle le ginocchia comunque rimangono morbide, a differenza delle danze latine dove... Tutta la danza è con le ginocchia piegate. Lei perché, per esempio, nel flamenco, ti dico che nel flamenco si balla con... le ginocchia piegate, sempre con le ginocchia piegate, ecco perché te l'ho chiesto. Nelle caraibiche bisognerebbe sia, diciamo, stendere che piegare, è ovvio che il ginocchio quando stende, lei allora dovrebbe mai, stendere di non più. È mai un, diciamo, ginocchio steccato indietro come le danze latine che si avvicinano di più alla danza classica da questo punto di vista. Sì, però erano veramente
secondo me, troppo piegate. Lei piega un po' troppo, diciamo, ecco, sulle linee, sì. Non l'ho vista sbagliata. Ecco, e le spalle... Quando ha fatto la spaccata frontale, la linea sulla baciata, lì mi è sembrata giusta, però nel contesto del ballo si piega sì, vabbè, troppo. Developi alla seconda, se ci mettiamo a parlare di danza... Non entriamo troppo nel tecnico. Sì, sì. Anche perché, ragazzi, ecco perché io dico sempre che fare un po' di classico aiuta sempre, perché poi quando ci sono questi determinati movimenti, perché alcuni movimenti sono movimenti di danza. Qua però mi sento chiamato in classe perché ho fatto lo scientifico, quindi fare il classico non vuol dire che c'è bisogno. Tipo il developé aiutami Annarita, no? Cioè no. Una base di danza è la rifinitura, certo. Va bene, quindi consigliate anche a questi, loro portano sempre acqua al loro mulino, sempre a fare classica. Va bene, poi vi facciamo lasciare i bigliettini dei nostri insegnanti di classica. Ma non con noi, è un consiglio spassionato, poi sono liberi di fare quello che vogliono. Va bene, voglio sentire invece anche Claudia Simeone, che da un po' non sento, vediamo un po', lei mi sembra un po', che mi sembra tanto carizza. Però questi ragazzi... no, mi sono piaciuti, ho notato anche io il problema delle spalle della ragazza, però sono stati bravi, secondo me. Va bene, questo è il commento della nostra Claudia Simeone. Ragazzi, mi dispiace, vi va malissimo, che sono tre insegnanti di classica, questa è una ginnasta, quindi per quanto riguarda la postura, il fisico, i muscoli ne sanno tanto, non come me, ma ne sanno comunque. Però vabbè, torniamo sul palco e vediamo che cosa ci dicono. Va. Dunque, Arianna, queste spalle, un po' più dritte. Sì, ci proveremo. Tu non hai studiato danza classica? No. Però potresti cominciare a fare qualche oretta, che ne pensi? Mi piacerebbe tanto. Perché no? Beh, e tu, che dire, Francesco, il calcio forse ti ha un po' reso duretto? Sono due sport diversi, quindi. Beh, decisamente sì. Sicuramente mi ci vorrà più allenamento. Certo, ma tu hai la coscia da calciatore, fammi vedere. Ma insomma, dai, non tanto. No, ormai è perso allenamento comunque. Beh, certo. Benissimo, comunque, soddisfatti nel complesso del giudizio della non giuria? Sì, sì. Proveremo ad allenarci di più e speriamo di migliorare. Mi raccomando, perché accanto a te è una dama giovanissima, bellissima, degli occhi, Arianna, veramente meravigliosi. Quindi, insomma, sì, di supporto, così, insomma, insieme potrete fare davvero grandi, grandi risultati. Serena, prima di congedare Francesco e Arianna, volevo dare un consiglio a Francesco. Se nel frattempo continuasse a giocare a pallone, non so se continui a giocare a pallone, di fare attenzione a non mischiare le divise, perché non so se ti presenti a una partita di pallone così, che può succedere. No, questa è una cosa che mi immaginavo. Però è fantastico perché c'è questa discontinuità, diciamo, nel costume, i calciatori, insomma, con le divise, insomma, questi vestiti sempre colorati della danza sono fantastici, a me piacciono molto, però mi diverte fare questi pensieri. Va bene, chiudiamo più seriamente. Benissimo, va. Ragazzi, naturalmente a noi piace scherzare, ci piace divertirvi, mi auguro che vi siate divertiti. Sì, sì. Tanto? Sì. Ok, tu Arianna? Sì, certo. Ecco, mi raccomando, spalle, ginocchia meno piegate. Ok, sono tutti validissimi consigli, non tutti, voi avete anche una fortuna, perché non tutti hanno la possibilità di poter ascoltare dei consigli elargiti da una giuria qualificata, ecco, quindi magari quando si va a scuola di danza anche le stesse insegnanti, anche per incoraggiare, magari danno anche qualche complimento in più di quanto si meriterebbe magari l'allievo, invece voi avete la possibilità di poter essere, tra virgolette, giudicati o comunque consigliati da persone obiettive che vogliono solo che voi miglioriate. Quindi anche questo è molto importante. Grazie ad Arianna Deli Compagni, a Francesco Campitelli. Allora Gianluca, ci dobbiamo salutare. Serena, ci salutiamo, ma tanto ci dà appuntamento la prossima settimana con la nostra puntata natalizia. Oh, non la perdete, mi raccomando Gianluca. Beh, sennò che Natale, sabato prossimo sarà una puntata divertentissima, basta giurie, non giurie, basta esibizioni, vorremmo solo esclusivamente divertirci. Oh. Tu metti il cappello da Babbo Natale. Certo, porto anche i regali, ovviamente invito anche la non giuria, non a non giudicare, ma a venire a mangiare il panettone, il pandoro, insomma, cose così, un torroncino. I mandarini, queste cose così natalizi, c'è qualcos'altro che fa Natale, i fichi secchi. Fichi, perché no? Ho dimenticato qualcosa? Ma le corna delle renne? Le corna lasciamole perdere. No, lasciamole perdere. Non è il caso. No, perché già i giurati qua, chissà. Va bene, comunque dicevamo, li salutiamo intanto, ringraziamo di essere stati con noi.
Rinnovo l'invito a casa a votare i nostri ragazzi, i partecipanti alla trasmissione, attraverso un sms al numero che vedete in sovrimpressione, segnalando il nome del partecipante oppure mettendo un like sul video che verrà postato sulla pagina di iLive Talent sulla nostra pagina Facebook. Potete mettere un like e potete votare per tutta la settimana che verrà, quindi fino a sabato prossimo. Intanto ringrazio i nostri non giurati, cominciando da Anna Rita Di Lorenzo, che è stata già con noi tante volte, sicuramente la troveremo ancora qui. Claudia Simeoni, questa sera per la prima volta con noi, speriamo di averla di nuovo perché è stata carinissima. Teresa Di Daniele, che è da noi, con noi da un po' di tempo, speriamo che non venga più. C'è la miseria, noi ci vogliamo proprio bene in realtà. Massimiliano Lanti, che è già venuto a trovarci, è tornato, questa volta accompagnato con Anna Rita Di Censo. Speriamo che torni a trovarci e che ci porti sempre belle donne come la nostra Anna Rita. Ringraziamo la nostra non giuria per essere stata qui con noi. Torniamo sul palco per gli ultimi saluti. Serena, dici qualcosa, vai, chiudi come solo tu sai fare. E allora, anche io questa sera voglio ringraziare qualcuno, in particolar modo Nicoletta Dale, per insomma tutta l'organizzazione di questo talent, che naturalmente comporta tanto lavoro, sacrificio, ma lo si fa davvero con tanta passione. I tecnici Sergio De Angelis e Giancarlo Rapagnà, che fanno anche loro un grande lavoro, il nostro Flavio Pistilli, insomma tutto lo staff qui di Arts Factory. E allora grazie soprattutto a voi, ci vediamo sabato prossimo con una puntata tutta natalizia e poi naturalmente ad anno nuovo. Continuate ad iscrivervi, avete ancora del tempo, mi raccomando, basta inviare una mail a highlighttalent@teleponte.it. Ancora grazie, buona serata a tutti, a sabato prossimo, arrivederci.